Salve a tutti amici di Campagna nel Pallone, qui dall'esterno dello stadio Diego Armando Maradona, dove da pochi istanti si è concluso il derby campano tra Napoli e Salernitana sul risultato di 4-1 in favore degli azzurri. Napoli che dunque ottiene 3 punti di fondamentale importanza per la classifica, si porta a quota 49, allungando momentaneamente a 6 lunghezze il proprio vantaggio sull'Atalanta e balzando al secondo posto in classifica in attesa della sfida di questa sera tra Milan e Juventus. Una gara dominata in lungo e in largo dagli uomini di Luciano Spalletti, che si era complicata ad un certo punto dopo il pari della Salernitana, ma poi il gol su calcio di rigore di Dries Mertens ha ridato certezze agli azzurri, che poi nel secondo tempo hanno chiuso la pratica con estrema facilità. Napoli che appunto sin dai primi minuti ha preso in mano il pallino del gioco, schiacciando la Salernitana all'interno della propria metà campo, e a siglare il gol del vantaggio è stato Juan Jesus, che a tu per tu con Belek all'interno dell'area di rigore ha calciato e spedito la sfera all'angolino. Una rete certamente meritata per il difensore centrale brasiliano, che davvero partita dopo partita si sta rivelando un ottimo innesto e un elemento che anche adesso che comunque rientreranno tutti i vari titolari certamente potrà continuare ad essere utilissimo alla causa. Poi praticamente alla prima occasione la Salernitana riesce a trovare il pari con un'azione ben costruita. Qui c'è un cross di Cashrida e poi all'interno dell'area Bonazzoli calcia e batte Meret. E come detto poc'anzi, dopo aver subito il gol del pareggio, il Napoli ha accusato un po' una fase di appannamento, ha sì continuato ad attaccare ma commettendo diversi errori nelle rifiniture, palesando comunque anche una certa preoccupazione nel non riuscire comunque a chiudere la pratica con quella facilità con cui poi è riuscito a chiuderla nel corso della ripresa. E il 2-1, il secondo vantaggio azzurro, è arrivato nei minuti di recupero della prima frazione di gioco tramite un calcio di rigore. Qui bravissimo Elmas a procurarsi il tiro dal dischetto con una bellissima azione personale. Qui il macedone dribbla 3-4 difensori avversari, viene atterrato in area di rigore, l'arbitro indica il dischetto ed è perfetta la realizzazione dagli 11 metri di Dries Mertens, che spiazza Belez. E poi, come detto, nella seconda frazione di gioco gli azzurri riescono subito a trovare il terzo gol che di fatto chiude i giochi. Qui sugli sviluppi di un calcio d'angolo Mertens crossa per Rachmani, che all'interno dell'area piccola a porta sguarnita spedisce in rete. Terzo gol in questo campionato per il difensore kosovaro dopo quelli siglati contro Udinese e Fiorentina. Certamente non male per un calciatore appunto del suo ruolo. E poi il gol del 4-1 è siglato da Lorenzo Insigne su calcio di rigore. Qui proprio lo stesso capitano si procura il tiro dal dischetto, che poi ha trasformato. Qui c'era stato un cross che è stato respinto da Veseli con il braccio e l'arbitro ha indicato il dischetto per la seconda volta e Lorenzo Insigne ha trasformato calando il poker e mettendo a segno il suo 115° gol in maglia azzurra, con cui raggiunge nella classifica all time dei bomber
della storia azzurra, il grande Diego Armando Maradona. E poi il Napoli, dopo il 4-1, continua a controllare il possesso palla, a macinare il gioco, e in un 2-3 occasioni va ad un passo dal quinto gol. Dunque finisce così, 4-1, un ottimo Napoli, tolto, ripeto, una piccola fase di appannamento dopo il gol di Bonazzoli. Adesso ci sarà la sosta e al rientro Spalletti avrà a sua disposizione davvero un organico ampio e di qualità con cui potrà gestire al meglio, come detto anche nel pre-gara, il doppio impegno con l'Europa League. Da questo lungo periodo di emergenza, a mio avviso, al netto di quelle che sono state le inevitabili ripercussioni in termini di punti persi, il Napoli ne esce certamente rafforzato, perché comunque nel corso di questi quasi due mesi diversi elementi che precedentemente non erano mai riusciti a ritagliarsi molto spazio hanno comunque mostrato la propria grande utilità alla causa, rivelandosi utilissimi, e certamente Spalletti ora avrà modo di usufruire di loro anche quando si avrà bisogno comunque di gestire le forze. Appunto, questo Napoli con l'intero organico a disposizione, con la presenza di tutti i titolari e con la possibilità di far ruotare la rosa usufruendo delle tante varianti di qualità, davvero ha tutte le carte in regola per ambire a ritrovare il ruolino di marcia avuto ad inizio stagione. E per quanto riguarda la Salernitana, la situazione di classifica ovviamente non è delle migliori, la zona salvezza dista 8 punti, quart'ultimo è il Venezia, ma adesso bisognerà vedere cosa la società granata riuscirà a fare nel corso dei giorni che mancano alla fine della sessione invernale del calciomercato. Ma comunque da parte della dirigenza e di Walter Sabatini in primis ci sono tutte le intenzioni di rinforzare l'organico e comunque di fare il possibile per disputare un ottimo finale di campionato e giocarsi ogni chance per poter raggiungere la salvezza. Mentre per quanto riguarda gli obiettivi in casa Napoli, in primis c'è da continuare così, da mantenersi saldamente in zona Champions, e poi se dovessero aprirsi quegli ulteriori scenari che consistono nel sogno, ovviamente ben venga. Da parte dei calciatori traspare davvero grande fiducia. Abbiamo sentito in settimana le dichiarazioni di Lozano, di Lobotka, di Mertens, di Zielinski, e davvero tutti credono di poter disputare un gran finale di stagione. E dunque, detto questo, è tutto qui da Fuorigrotta. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Campania nel Pallone.